Grazie per avermi invitato a Torino. È veramente un privilegio parlare davanti a un tale pubblico. Grazie. That is the only Italian. Quelle sono le uniche parole d'italiano che abbia mai parlato, che abbia mai detto nella mia vita. E a dir vero è tutto l'italiano che io conosco. E adesso vi spiegherò il perché. Se potessimo passare adesso alle diapositive. Eccoci. Seconda diapositiva. Come potete vincere da questo? Io vengo dall'Australia, sono nato lì. E questo significa che in realtà non so neanche parlare bene l'inglese, secondo quelli che vivono in Gran Bretagna, e sicuramente non so parlare altre lingue. Ma ho qualcuno che mi aiuta, e quindi con un po' di fortuna dovremmo cavarcela. Vorrei ringraziare tutte le persone di Torino che sono venute qua a sentire il premio Pean. Nel 2006 Torino ha avuto le Olimpiadi invernali, ho ragione? E adesso comprendo il perché. C'è qualche... Queste persone sono dovute venire con la neve per ascoltarmi qua in questa occasione e vorrei anche dare il benvenuto a quelli che sono a Venezia. Venezia è una bellissima città dove mia moglie ed io abbiamo passato il 30° anniversario del nostro matrimonio non così tanto tempo fa. Ma sono qua per parlare di reti. E che cos'è una rete? Beh, qualunque insieme di individui di qualunque tipo può essere ciò che forma i nodi di una rete. Ma ciò che determina la natura della rete è la natura del rapporto tra queste persone che formano una rete. Il primo esempio che desidero dare, prenderò quelli che sono qua in questo bellissimo teatro. Voi siete i nodi della mia rete. E la rete che cercherò di vedere per prima è la rete dei compleanni. Prima, vediamo. Io dirò che due persone sono collegate tra di loro se condividono lo stesso compleanno. Proviamo. Qualcuno sa quando sono nato io? Forse no. Il 24 luglio. C'è qualcuno qua che è nato il 24 luglio? Alzi la mano. Parrebbe di no. Questo vuol dire che io sono un nodo isolato, solitario. Vediamo un po'. C'è qualcuno qua che il cui compleanno cade oggi? C'è qualcuno che compie gli anni oggi? Alzate la mano. C'è qualcuno qua il cui compleanno è oggi? Sì, ce n'è una qui. E ce n'è un'altra di là. Benissimo. Ecco, abbiamo perlomeno un bordo della rete. Ma senza andare oltre, possiamo esplorare la natura di questa rete molto facilmente. Ha una struttura molto semplice. Gli appartenenti di questa rete sono collegati probabilmente ad altri. Ma ancora prima di porre la domanda, io so che, o sapevo, che ci sarebbero stati alcuni collegamenti all'interno della rete, perché ci sono più persone qua di quanti non ci siano compleanni. Diciamo per esempio che qua ci siano 500 persone qui, e poi ce ne sono a Venezia, e poi in giro che sono qua fisicamente o in rete. Ci sono soltanto 365 giorni nell'anno. Quindi è impossibile che tale rete non abbia dei bordi. Devono esserci, ancora prima che io ponga la domanda, ci devono essere perlomeno due persone che sono collegate tra di loro. Possiamo anzi dir di più. Io sono, parrebbe, un nodo isolato. Quindi io, il mio nome e il mio compleanno vengono cancellati.
potrei dire un altro giorno. Primo aprile, c'è qualcuno qua che è nato il primo aprile? Alzi la mano. Sì, c'è qualcuno che è nato il primo aprile. Ma facciamo finta di no, perché se non ci fosse nessuno potremmo eliminare quel giorno dalla lista. E potremmo andare avanti per un po' di tempo in questo modo, ma non per sempre. Perché ad un certo punto, dopo 364 giorni, se fossimo così sfortunati, avremmo eliminato tutti i giorni dell'anno con l'eccezione di uno e tutte le persone che rimangono nella sala dovrebbero condividere quel giorno come col giorno di compleanno. E poiché ci sono più persone che non compleanni, ci sono diversi collegamenti. E poi, siccome ci sono 500 persone qua, ci devono essere almeno 100 persone che condividono il compleanno con altre persone qua. Non sappiamo chi sono queste persone né con chi sono accoppiate, ma sappiamo che ci sono. E questo è uno dei temi che discuterò questa sera. Cioè che nelle reti non strutturate inevitabilmente ci sono delle strutture all'interno e questo è quello che noi guarderemo, di cui ci occuperemo mano a mano che vada avanti. Ma la rete dei compleanni è speciale, non è una rete sociale, nel senso che ci sono delle click. Le click, click è una parola francese, devo spiegarla se mi permettete. Diciamo per esempio che ci sono 5 persone che sono nate a Capodanno, presenti qua. Eccole da qualche parte qua nel teatro e tutte queste sono collegate l'una all'altra dal fatto che hanno un compleanno in comune. Tutti sono collegati con tutti gli altri. Questa è una click a 5. E la rete dei compleanni è fatta di diverse click, di diversi raggruppamenti, gruppi molto piccoli, molto collegati tra di loro, ma separati l'uno dall'altro. Poiché è impossibile per chiunque di questi essere collegato a qualunque altro gruppo, sono solo collegati tra di loro, perché loro sono quelli che condividono il compleanno a Capodanno. Tutti gli altri hanno un compleanno che cade in un altro giorno, quindi la rete dei compleanni è semplicemente fatto di click isolate le une dalle altre. Diciamo che da un certo punto di vista questa non è la tipica rete sociale. Per avere una rete sociale tipica passiamo dai compleanni a una festa di compleanno. Immaginatevi che adesso siamo a una festa di compleanno in cui ci sono circa 100 persone. La natura di questa festa di compleanno è molto diversa perché in questo caso ci sono catene di amicizie o catene di persone che si conoscono. Per esempio, andate alla festa, conoscete qualcheduno, ma non conoscete qualcun altro. Eccomi alla festa. Incontro due dei miei amici. E loro non si conoscono tra di loro, ma io li presento l'uno all'altro. E a questo punto siamo un triangolo, una clicca tre. Quando cominciamo a parlare tra di noi, troviamo dei collegamenti sorprendenti ad altre persone alla festa, da un'altra parte, forse antenati, forse eventi a cui siamo stati presenti. E questo è qualcosa che ci sorprende sempre. Ma non dovrebbe sorprenderci, perché i matematici hanno esplorato questi rapporti e anche altri studiosi, e quindi passerò alla prossima diapositiva, molto misteriosa. Che cos'è questo? Devo pensarci un attimo. Sì, ho portato questo perché è la cosa più inglese che abbia mai visto in vita mia. È l'apertura a una serie televisiva sulla relazione tra la signora americana Wallis Simpson e Edoardo VIII ed è un'apertura di 30 secondi semplicemente. Certamente potete guardarlo, ma quello che voglio, voi ascoltiate la canzone naturalmente in inglese, in inglese perfetto. E poi la tradurremo, ma vedrete quello che voglio dire.
Ho ballato con un uomo che ha ballato con una donna che ha ballato con il principe di Galles. E questo era, bastava perché quella che cantava la canzone fosse felicissima del fatto. Questa è una canzone del 1927 ed è il riferimento più vecchio che io sono riuscita a trovare del fatto che siamo collegati tra di noi da catene sorprendentemente corte. E questo è quello che vediamo in qualunque rete sociale, che sia una festa o che sia sulla rete, l'internet, è un fenomeno comune e non è difficile spiegare dal punto di vista di buon senso. Cos'è che caratterizza le reti sociali? È la presenza di quello che noi chiamiamo gli hub. Un hub è una persona o forse un'organizzazione anche, per esempio il Papa o una banca, che ha moltissime migliaia o se non milioni di collegamenti ad altre persone. E quindi quasi tutti saranno collegati direttamente a un hub o a più di un hub. E quindi questo vuol dire che vi sono delle catene di collegamento abbastanza corte tra due persone qualunque attraverso questi hub. Per esempio, se prendiamo una giovane donna in Nigeria e un operaio in America, non si penserebbe che non hanno nessun collegamento tra di loro, ma se guardate all'idea del hub è facile immaginarsi come potrebbero essere collegate, per esempio, come segue. La giovane ragazza potrebbe aver incontrato un vescovo cattolico, il vescovo avrà incontrato il Papa, il Papa ha incontrato il Presidente degli Stati Uniti, che forse ha incontrato un uomo d'affari che conosce il capo del nostro operaio americano. Questo è fattibile, realistico, e crea una lunghezza di 6 tra la ragazza in Nigeria e l'americano. Potrebbero esserci altre catene che collegano queste due persone che sono in continenti diversi, che sono divisi da un mondo, ma ci sono 6 gradi di separazione tra di loro. Adesso vorrei discutere un aspetto leggermente diverso. Quello che ho detto è vero, ma c'è qualcosa adesso che ho sentito nelle notiziali di oggi. C'era una commedia di John Gear che si chiamava 6 gradi di separazione e che sottolineava il fatto che vi sono delle catene molto brevi che collegano le persone, e questo è entrato nell'immaginazione collettiva e inevitabilmente le persone cercano le catene molto brevi tra loro stessi e le persone importanti, che siano persone ricche, persone famose, i reali, e spesso possono trovarle, ma naturalmente, sebbene voi non le cerchiate, ci saranno delle catene che vi collegano da tutti gli altri, incluse le persone che non amate, persone che non volete veramente incontrare, ma anche queste avranno delle catene corte tra di voi e i criminali, ai terroristi. E naturalmente questo è importante nella misura in cui noi sappiamo, perlomeno nel caso degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, vi sono... Qual è la parola che sto cercando? Spie, credo, sì. Ci sono delle spie che stanno controllando queste catene brevi. Questo vuol dire che identificano delle persone che secondo loro sono a rischio, rischiose, tipo dei terroristi, e poi controllano le catene della loro posta elettronica, le loro telefonate. E noi dovremmo essere coscienti del fatto che ci saranno delle catene molto brevi tra queste persone e migliaia di altre persone, forse con noi stasera qua. E queste persone sono totalmente innocenti e non conoscono queste persone, ma ci saranno questi gradi di separazione corto. E l'NSA naturalmente conoscerà questo, ma funziona in ambedue le direzioni. Siamo collegati tra di noi nel bene e nel male. Ma adesso torniamo a quella festa.
E vorrei discutere un altro aspetto delle feste. A una festa, voi conoscerete alcune delle persone, ma non conoscerete tutte, ma una delle cose che possiamo dire, ciò che è inevitabile, è che in una qualunque festa ci saranno due persone con esattamente lo stesso numero di amici alla festa. E com'è che sappiamo? Com'è che siamo certi di questo? Beh, com'è che potrebbe essere diversamente? Immaginatevi che ci siano 100 persone alla vostra festa di compleanno. Quanti amici può avere una persona a quella festa? Beh, il massimo è 99. Magari, per esempio, chi ha invitato può conoscere tutte le persone che sono state invitate. Qual è il minor numero di persone che si può avere alla festa? Beh, è zero. Triste, ma potrebbe essere vero. Per esempio, potrebbe esserci un imbucato. Qualcuno che nessuno ha mai visto prima e che si presenta alla festa. Abbiamo 100 persone e abbiamo 100 diverse possibilità di numero di amici, tutti i numeri che vanno da 0 a 99 sono tutti possibili. Allora potremmo dire, beh, potrebbe essere possibile che tutti hanno un numero diverso di amici. Ma c'è ancora qualcosa che lo rende impossibile. Perché diciamo che sia vero. Allora c'è una persona con 99 amici. E lei conosce tutte le persone, tra cui l'imbucato, tra cui le persone che non hanno nessun amico, pensa di non avere amici. E poiché l'amicizia, o perlomeno la conoscenza, è qualcosa che va in due direzioni, è impossibile. Non è possibile che ci sia qualcuno che ha tutti, che conosce tutti, e qualcuno che non conosce nessuno nello stesso momento. Quindi devono esserci dei casi di duplicazione, ci devono essere perlomeno due persone a quella festa che hanno esattamente lo stesso numero di amici. E questo è sempre vero in tutte le feste che ci sono state, che ci sono e che ci possano essere. È inevitabile. E questo è quello che cercano i matematici. Cercano cose che noi matematici cerchiamo, cose inevitabili, anche in organizzazioni non strutturate. E un'altra cosa che non può essere evitata sono le click, come definito prima. Beh, uno potrebbe dire, mi sbagli, perché io riesco a immaginarmi 100 persone in una stanza e nessuno ha mai incontrato uno degli altri presenti, quindi non vi sono delle click, neanche una click a due. È vero. Ma ciò che inevitabilmente succederà è che vi sarà una clique, diciamo, di tre persone che si conoscono, o una clique di persone che non si conoscono. Possono essere reciprocamente amici o reciprocamente estranei. Questo è vero quando ci sono abbastanza persone, quando se ne hanno sei, per esempio. Non cinque, ma sei. Potremmo avere 5 persone a una cena o a una festa. Eccole. E tutti conoscono i due che si siedono accanto a loro, ma non gli altri due. E in quel caso non vi sono tre persone che si conoscono un'altra, né ci sono tre persone che non si conoscono. Se prendete tre di queste persone, due si conoscono, ma ce ne sono sempre due che non si conoscono tra di loro. Possiamo disegnare la rete di estraneità. A conosce B ed E, ma non conosce né C, C non conosce E non conosce B, B non conosce D e D non conosce A. La rete blu è la rete degli estranei, un po' sinistra, è un pentagramma, ma è la stessa rete. Se la disegno diversamente, A non
conosce C. C non conosce E. La E non conosce B. No. B non conosce D. E D non conosce A. Se lo disegno così, vedete che è la stessa rete, ma è nascosta in questo caso. Nessuna contiene un triangolo con 5. Ma nel momento in cui passiamo da 5 a 6 cambia tutto. Diciamo che ci sono 6 persone alla festa. Una di queste clique deve presentarsi. Occupatevi di una di queste persone. A. Ci sono 5 altre persone alla festa. Quindi devono esserci perlomeno 3 persone che A conosce o 3 persone che A non conosce. Prendiamo il primo caso, e funziona anche nell'altra direzione, ma prendiamolo così. Diciamo che A conosce queste 3 persone. Guardate questo triangolo di persone. O non si sono mai incontrate prima. E in questo caso qui abbiamo un triangolo di estranei. Oppure 2 magari si sono conosciuti, magari B e C si conoscono. In questo caso abbiamo una clicca 3 di conoscenti. Ma appena avete 6 persone, questo deve succedere. O avete un triangolo di estranei, o un triangolo di amicizia, o ambedue nella rete. Allora potreste dirvi, e allora questo è qualcosa che può succedere quando avete 6 persone a cena, ma quando un matematico vede una cosa del genere, allora invece si interessa, perché immediatamente, se hanno studiato bene, si diranno con 6 persone ho una clicca 3. Quante persone devo avere per avere una clicca 4? Qualcuno vuole provare a indovinare? Forse non c'è risposta. Forse, per quante persone io abbia, posso organizzare i rapporti di conoscenza in modo tale che non vi è mai una clicca 4 di amici e né una clicca 4 di strane. Ma non è vero. E quest'uomo l'ha dimostrato. Frank Ramsey ha dimostrato che se avete 18 persone alla vostra festa, ci saranno una clicca 4, vediamo un po' di disegnarla, 4 persone e si conoscono tutte tra di loro. Ognuno conosce tutti gli altri della clicca. Se avete 18 persone, avete una clicca 4 di amici e una clicca 4 di estranei, non si può evitare. E non 4 e non solo 5, ha dimostrato che se scegliete un numero qualunque, K, se avete una festa che è abbastanza grande, più è grande il K, più è grande la festa, dovete avere una click di K numero di persone che tutte si conoscono o che sono tutti estranei tra di loro. Non si può evitare. Tale oggetto non può essere evitato se la rete è abbastanza grande. Ramsey era un matematico ed economista brillante. Veniva da una famiglia veramente straordinaria. Tutti erano atei, con l'eccezione del fratello minore, che era un cristiano, e per dimostrare quanto fosse cristiano è diventato l'arcivescovo di Canterbury, e così li ha presi tutti in giro un po'. Ma Frank Ramsey è morto molto giovane, 27 anni, ma prima di morire aveva fondato tutta una parte della matematica che non riguarda solo le feste. Quest'idea che per quanto sia non strutturata la vostra rete,
troverete degli oggetti estremamente strutturati al loro interno. E questo è utilizzato per dimostrare dei teoremi assai complessi in matematica. Uno di cui voglio parlare è un teorema di Brouwer. Un matematico strico. E vediamo cosa ha detto. Diciamo di avere un disco. E io ruoto questo disco di 90 gradi. Quando io faccio questo movimento, ogni punto si muove, con l'eccezione del centro. Cosa non è per nulla straordinaria, ma quello che lui ha dimostrato è che se voi prendete un disco, qualunque forma, e la mappate su se stessa, cioè sovrapponendolo senza strapparla, c'è almeno un punto che rimane assolutamente fisso. E questo è un teorema molto bello. Giuseppe Peano avrebbe amato questo teorema. Infatti l'avrebbe conosciuto, perché nel 1926 Brouwer l'ha dimostrato. E so che, come Paul Ehrlich, erano uomini che avevano fatto matematica fino al giorno in cui sono morti, e quindi è il tipo di cosa che avrebbe apprezzato. Quando avevo 19 anni, per la prima volta ho sentito parlare di Peano, della sua brillante curva di riempimento dello spazio, che è veramente un oggetto straordinario. Ma il motivo per cui io ho parlato di questo teorema è perché contiene il seme della inevitabilità. Quando si vede, anche se non sembra aver nulla a che fare con le reti, vuol dire che può essere dimostrato grazie alle reti. E questo è proprio il caso di cui vi parlerò. Non è che posso adesso parlarne in dettaglio, ma è questo si chiama lemma, che riguarda i triangoli, si chiama il lemma di Sperner, è particolare e dice che se prendete un triangolo e lo dividete in un modo molto particolare, un certo pattern, un modello, emergerà all'interno del triangolo. E utilizzando questo risultato potete dimostrare il risultato il teorema di Brouwer, che non riguarda le reti ma gli oggetti fisici. Ma il motivo per cui io ne parlo è per il modo straordinario in cui viene dimostrato. Cioè, uno può dire, Sperner ha trovato il pattern o il modello? No, non sapeva come farlo. Ha introdotto un modo molto particolare di conteggio dei modelli. Ha dimostrato che il numero di modelli che seguiva, che cercava, era dispari. Allora, perché è importante questo? Beh, perché se è dispari è perlomeno uno, e quindi deve esserci un modello, e quindi ha dimostrato che tale modello esisteva deducendolo dal fatto che questi erano dispari. E questo sono degli argomenti spesso utilizzati. E non vi farò vedere adesso quel lemma di Sperner, ma vi farò vedere un altro argomento che è molto simile. Un problema di un insegnante della sua classe. C'è un insegnante che ha 35 studenti che sono su 5 file di 7. È un pochettino annoiata. Allora a quel punto dice ai ragazzini: tutti devono spostarsi a un nuovo banco, devono cambiare banco. Ma per farlo, dovete semplicemente spostarvi di un posto, o a destra o a sinistra, o sopra o sotto, quindi dovete spostarvi in un banco vicino a voi. E fatelo voi, fatelo. Buone intenzioni, ma ha dato alla classe un compito impossibile. È impossibile. È un gioco impossibile di quello che in italiano potremmo chiamare il ballo della scopa, ma che in inglese si chiama le sedie e la musica. I bambini non... Perché è impossibile? Nella nostra immaginazione abbiamo colorato, vedete, con due colori diversi i banchi, blu e rossi, cominciando col blu.
poi che abbiamo cominciato col blu. Ci saranno 18 banchi blu e 17 rossi, è ovvio. Tuttavia, ogni banco blu è vicino a un banco rosso. Quindi un bambino con un banco blu deve scambiare un banco con un bambino col banco rosso e viceversa. Un rosso deve cambiare posto con il blu. Vedete qual è il problema? C'è un blu più del rosso, quindi ci sarà sempre un bambino blu che non riesce a cambiare banco, qualunque sia la soluzione. Possono girare, possono correre, possono spostarsi, non ci riuscirà. Proprio per la inevitabilità del problema. Un'altra inevitabilità, aspetto inevitabile di qualunque rete, e qui ho usato l'album dei Pink Floyd, ma che è quello del darsi la mano. Diciamo, vi riporto alla festa, siete alla festa e date la mano a tutti quelli che sono alla festa. Se tutti contano il numero di volte in cui hanno dato la mano e sommiamo tutti quei numeri, a quel punto abbiamo un numero pari, perché ogni volta che date la mano ci sono due mani coinvolte, quindi se sommiamo questo abbiamo due volte il numero di volte che le persone si sono date le mani. I bordi che sono collegati ad un nodo vengono chiamati gradi. Quindi in questa rete, per esempio, tutti i nodi sono a 4 gradi. E qui 3. Cos'è che vi dice il lemma del darsi la mano? Che in questo caso, quando sommate i numeri, sarà sempre un numero pari il risultato. E questo ha una conseguenza particolare, cioè che il numero di nodi dispari nella rete è sempre esso stesso un numero pari. Qui è una rete molto carina, molto bella, è un esempio. E vedete che ogni nodo ha a 3 gradi, cioè collegata a 3 bordi, ma nel momento in cui si fa la somma si ha 3 per 20 e 60. Quindi vi sono dei nodi che sono pari, cioè la somma totale dei nodi è pari. E com'è che sappiamo che questo succede? Questa è la parte più complicata di quello che vi devo raccontare. Diciamo che io abbia torto, presupponiamo che io abbia torto e che abbiamo un nodo, una rete, anzi, con un numero dispari di nodi dispari. Io voglio dimostrarvi che non può succedere. In questa strana rete possiamo sommare tutti i gradi di ciascun nodo. I nodi pari, quando li assommo, sommo dei numeri pari e quindi questo vuol dire che la somma per forza è un numero pari. Poi adesso prendiamo invece i nodi dispari. Diciamo che ci sia un numero dispari di nodi dispari. Quando io sommo un numero dispari di numeri dispari è dispari. 3 più 5 più 7 è un numero dispari. Non so cosa. 8, 15, numero dispari. Quindi il contributo sarà un numero dispari, quindi il totale dei gradi sarà un numero pari più un numero dispari, e questo è un numero dispari. E questo
Quello che vi dice che è impossibile, ma è impossibile quando voi prendete il lemma del darsi la mano, perché essendovi due mani per volta è sempre un numero pari. Quindi non è possibile avere la somma di numeri dispari, di nodi dispari. E perché questo è importante? È importante, molto importante in questo caso. Questo è il calcio americano. Football americano. Questo è il San Francisco contro Jacksonville. Ogni anno ci sono anche due giochi di queste partite a Wembley. San Francisco è la mia squadra. Un tempo vivevamo in California. E qui vedete il l'uomo del San Francisco che arriva e porta il pallone nella zona dei punteggi. Ma la storia era diversa. In Italia e in Inghilterra siamo abituati a a un sistema molto semplice, per esempio sono delle squadre che sono in Gran Bretagna, si chiama la prima divisione, ma per motivi storici in America non c'è mai stata la Serie A, la Serie B o la Serie C, è divisa semplicemente in due aree, si chiama la conferenza americana e la conferenza nazionale. Le conferenze sono piccole serie di 4-5 squadre ed ogni squadra deve giocare contro le altre squadre sia in casa che fuori casa e poi deve giocare contro altre squadre sia nel proprio gruppo che nel gruppo rivale. E quindi com'è che si calcola tutto questo? Bene, diciamo l'ente ha detto che era impossibile all'inizio e il motivo è che le regole che hanno cercato di imporre funzionavano con una rete che aveva un numero dispari di nodi dispari. In altre parole, era impossibile rispondere ai limiti che loro volevano imporre, anche se erano semplici le regole, anche se tutti andavano d'accordo, anche se erano ragionevoli, ma i matematici gli hanno detto che non potevate potevano controllare tutto quello che volevano, ma non era possibile in nessun caso avere rispondere a quello che loro chiedevano, e proprio sempre per il sistema del darsi la mano, cioè perché devono essere sempre duro. Quando è una cosa impossibile in matematica è veramente impossibile, non la si può ignorare. Quindi questo accoppiamento delle squadre rispondeva allo stesso tipo di problema che c'era nel darsi la mano alla festa. Chi è che ha scoperto le reti? Torniamo indietro un attimo nel tempo. È un pochettino come chi dirsi, chi è che ha scoperto il disegno? Beh, il disegno è una cosa molto semplice, ma il primo problema, il più antico problema che sono riuscita a trovare è questo. È un problema di scacchi, un problema difficile, ed è un problema discusso nel IX secolo nel periodo del sanscrito, cioè se un cavaliere può, cioè in questo caso qui scusate per la scacchiera, il cavallo può spostarsi andando su, sapete che il movimento è a L perché il cavallo si muova due caselle in una direzione, una nell'altra, e la domanda è se poteva coprire tutta la scacchiera senza mai ricalcare due volte sulla stessa casella, e la risposta è e questo è quello che si chiama un sentiero hamiltoniano, perché questa è una rete. I quadrati sono i nodi della rete e due nodi sono collegati tra di loro se un cavallo può, con un'unica mossa, collegarli.
Questo famoso grafico è un ciclo hamiltoniano e non ha semplicemente un sentiero hamiltoniano, ma anche un ciclo hamiltoniano, perché se seguite i numeri, vedete che partite dall'1 e si coprono tutti i nodi della rete, si finisce al 20 e poi a quel punto potreste ripartire dall'1. Quindi è un ciclo che vi fa attraversare tutti i nodi della rete e vi riporta all'inizio. Due dei problemi più grossi della matematica sono se una rete abbia un ciclo hamiltoniano o tipo hamiltoniano e se non ce l'ha, com'è che possiamo, per esempio, passare da un nodo all'altro fino a tutti, a coprirli tutti, con il minor costo possibile. È il problema, per esempio, del commesso viaggiatore, e l'altro che riguarda i bordi è il problema del postino cinese. E questo, per esempio, ha a che fare con l'appaiamento o il fatto che siano in numero pari tutti i nodi, mentre sul commesso viaggiatore non è semplicemente il problema del risparmio o quale sia il minor costo per andare da un punto all'altro, ma è uno dei problemi più profondi della matematica, più complessi. Questo problema può essere risolto? Beh, può essere risolto, ma può essere risolto in un ragionevole lasso di tempo in maniera ragionevolmente semplice? E però il problema più antico è quello del labirinto del Minotauro. Il problema dei labirinti sono problemi di rete, ovviamente, e questo si chiama il labirinto del Minotauro. Qui per esempio ce n'è un esempio anche nelle rovine di Pompei, nella cattedrale di Chartres in Francia, o cioè anche tra gli aborigeni australiani o in Perù nelle caverne con i dipinti rupestri. Sembra così complesso, ma perché continua a succedere, a ripresentarsi ovunque, benché non ve lo possa far vedere? Perché stasera è che questa rete corrisponde a un disegno ed è chiaramente stato scoperto e poi riscoperto e poi riscoperto ancora nell'arco del tempo. Nel caso del Minotauro, Dioniso viene liberato da Ariadne, che gli ha dato un filo, il filo di Arianna, e chiaramente era una brava matematica, perché la teoria dei labirinti e delle reti sfrutta quest'idea e la sfrutta molte volte. Ma il problema delle reti moderne è quello dei ponti di Königsberg, che Eulero deve discutere, l'avete sicuramente già visto. È possibile attraversare tutti i ponti senza attraversarne uno, neanche uno, due volte? Proviamo. Ecco, vedete, sono passato, ma non riesco a farlo. Ma non è perché io sono stupido. Ciò che Euler ha dimostrato è che non soltanto questo è impossibile, ma ha anche trovato quella che era la regola che vi permette di risolvere qualunque problema di questo tipo, che si basa tutto su il concetto di pari e dispari e di nodi pari e dispari. Questo esempio è quello che, per quanto semplice, è l'illustrazione più completa della teoria. Vi sono quattro posti, quattro nodi in cui potete essere. Le due rive del fiume. E i due isolotti sono collegati da questi ponti. E questo ci dà una rete diversa da quella che abbiamo visto prima, perché ci sono più bordi. Ma sempre una rete. E lui ha individuato il motivo per cui questo è impossibile. Immaginatevi che io abbia attraversato tutti questi ponti almeno una volta. Comincio da qualche parte, finisco da un'altra.
ma ci saranno due nodi che non erano né alla fine né all'inizio della passeggiata. Scegliete quello che volete al centro della passeggiata. Ogni volta che raggiungete il nodo utilizzate un ponte e ogni volta che lo lasciate usate un altro ponte. A ogni visita, quindi, voi consumate due ponti, quindi se dobbiamo attraversare i ponti solo una volta, devono esserci alcuni nodi che devono essere pari, per avere un numero pari di ponti che sono collegati tra di loro. Ma guardate, non succede così. Tutti i nodi sono dispari, 3, 3, 3, di terzo grado e 5. Non vi sono nodi pari e quindi è impossibile, è assolutamente impossibile. Voglio farvi vedere questa rete qua adesso, perché è il contrario di un labirinto. Pare assai complesso, si chiama il grafo di De Bruyne, ma è meraviglioso, è una rete meravigliosa per persone che si perdono. Si possono costruire queste reti di qualunque dimensioni. Questa ha 16 nodi, potrebbe averne 32, 64. Tutti i nodi sono etichettati da una lunghezza 4 con dei numeri binari di 4 cifre. È una rete direzionata. Tutti questi sono dei percorsi unidirezionali. Potete seguirli in una direzione, ma non potete ritornare sui vostri passi. Diciamo che la vostra casa sia 1001 e siete persi, siete qua. Seguite il sentiero che ha il nome della vostra casa, 1001, e siete arrivati a casa, come per miracolo. Cominciamo qua, 1001, siete a casa. E se siete già a casa, non vi perderete, anche se ci provate, 1001, siete di nuovo a casa. Funziona, non potete perdervi. E ha una proprietà molto particolare, ovvero che potete prendere le etichette di tutte le parti del bordo e a questo punto si può disegnare progettare una manopola ad una lavatrice. Vedete qua, seguendo i bordi del diagramma che avete appena visto, avete come risultato una manopola ad una lavatrice. E questo è quello che è. E qua sopra, vedete, ci sono 4 interruttori. In questo momento tutto è spento, perché 0 significa spento, 1 significa acceso. Mano a mano che si fa girare la manopola, ogni possibile combinazione di 4 si presenta almeno una volta. Delle 16 impostazioni, tutte quante avvengono. E questo è davvero come si fanno le manopole delle lavatrici. Si basa tutto su queste stringhe. Ma infine, ho ancora 5 minuti? Voglio farvi vedere questo. Tutti voi conoscete il Sudoku. Qualche anno fa ho inventato una versione circolare di questo gioco. Ed eccone un esempio. Questo è un sudoku normale. E voglio concludere raccontandovi una storiella, un aneddoto. Mi sembrava un'idea bella, veramente tutti lo usavano in Gran Bretagna. Ho detto, com'è che ci posso guadagnare dei soldi? Un quadrato normale è quello che si chiama un quadrato latino, che significa che ciascuno dei simboli da 1 a 9 c'è in ogni fila e in ogni colonna. E utilizzando una teoria delle reti che non vi illustrerò stasera, ho inventato una versione circolare
È simile, ma diverso. Ci sono 10 simboli, da 0 a 9, e per risolvere questo enigma, per esempio, bisogna riempirle. Da ciascuno di questi anelli deve avere ciascuno dei 10 numeri e ciascun paio di triangolo limitrofo deve avere, contenere anche questi simboli. Questi naturalmente si sovrappongono. Quindi questo paio qui deve avere tutti i simboli, ma anche questa coppia qua. E quello che sta succedendo qua è un paio di quadrati latini che interagiscono tra di loro. E un pezzo di teoria delle reti che ho utilizzato a questo scopo era il fatto che se incomincia a costruire un quadrato latino per file non vi potete mai bloccare, e il motivo per cui questo è vero è veramente straordinario, perché non è che qualcosa che ho inventato io, è una parte della teoria. La dimostrazione usa il fatto che vi è un metodo per massimizzare la quantità di petrolio che passa attraverso un oleodotto. E se si interpreta i problemi che sono insiti in questo enigma, vi fa vedere il risultato di cui avevo bisogno io, cioè per dirvi che questi enigmi davvero esistono e che davvero possono essere risolti e funzionare. È stata un'esperienza veramente straordinaria, perché la mia figlia più giovane, Dee, abbiamo scritto un libro, è stato pubblicato in America, e un'azienda, senza chiedermelo, ha fatto, eccolo qua, ha prodotto questa versione fisica, e sono stati così gentili che me ne hanno perfino mandato uno. A livello personale, questa è l'esperienza di rete più straordinaria che abbia mai avuto, perché ci sono voluti quasi 12 mesi dal momento in cui io stavo cercando di risolvere questi problemi nella testa, poi è diventato un libro, è andato negli Stati Uniti, persone che non avevano mai, che non ho mai incontrato, che ancora non conosco, l'hanno letto e poi l'hanno trasformato in un oggetto solido, e poi me l'hanno rimandato indietro, ed è una cosa con cui i bambini possono giocare. Questo dimostra, secondo me, anche che per i matematici le reti sono sorprendenti anche per noi, e penso che con questo concluderò la mia presentazione. Grazie molte.